Ciao a tutti in questo nuovo video, sono Gatto Matotto e in questo nuovo video siamo su GTA 5, facciamo lo speciale, come sapete voi, Natale, lo speciale è Christmas Special. Allora, in questo nuovo video intanto vi dico che per Natale mi è stato regalato un microfono, uno però di quelli professionali, quelli che si appoggiano proprio sul tavolo, belli, che dovreste sentirmi bene, spero che mi sentiate bene. Se avete dei problemi a sentirmi, comunque ditemelo nei commenti. Allora, ora vi spiego cosa faremo in questo speciale. Io come speciale ho scaricato intanto GTA apposta per voi sul PC per fare questo video, ma penso che farò anche una serie, perché comunque mi piacerebbe giocarci un po' con voi. Ah sì, una particolarità è che ho le mod questa volta su GTA. Con questa mod qui che ho scaricato ci sono dei luoghi al chiuso che possiamo visitare, che infatti, come, aspettate, come, che potete vedere adesso, vi faccio vedere, guardate, ecco questi posti qua, vedete questi simboli qua che sto prendendo col mouse, questi, tipo quello che ho appena puntato, ecco questi posti qua sono dei luoghi, tipo andiamo a vedere questo qui, che sono stati fatti nelle missioni, e con questa mod si può entrare in queste case private oppure nei negozi che in genere non si potrebbe entrare. Quindi intanto andiamo in questo negozio. Eccoci qui. Allora, come primo posto che avevo prima puntato, sono già arrivato in modo magico. Allora, come primo posto siamo in questo posto. Vedete, ho tutte le armi, una roba mostruosa. Vedete, ho tutte le pistole con questa mod, che poi dopo vi dico anche il link da dove scaricarlo. Si chiama Tequila la la la. Sarà, boh, penso un pub. Che vuoi te? Ecco, scossa, così impari. Allora, vediamo sto posto. Sì, sembra, sì, è un, ecco, una bella scossa. Prendetevi, bravi. Dove cacchio è? Venite qua. Porca, li ho mancati. Vabbè, chi se ne frega. Allora, sì, vabbè, intanto io vi sto mostrando questa mod. Vediamo se la chitarra va, se gli do la scossa. No, vabbè, è una cagata. Allora, sì, vabbè, è così sto posto. Non è che sia un granché. Non è che abbiano fatto chissà che cosa. Sono uscita da... Sì, siamo usciti sul retro. Cosa che a me non mi frega niente. Ma che caduta. Che salto che ci sono fatti. Oh, sta... Avete visto sotto il... la salita di obiettivo. Allora, intanto vi dicevo che comunque questa mod qui, quindi, ci consente di avere... What the fuck? Dei posti in più da visitare. Adesso vedete il mio monster truck dove ero prima. Ora andiamo un attimo a vedere se c'è uno qui nelle vicinanze, tipo questo qua che sembra grosso. Ok, andiamo a vedere. Tanto è qua, non sto neanche a tagliare il video perché è là. Ah, ma forse è la casa, forse. Ma forse è la casa. Aspettate un secondo, va. Andiamo a vedere un attimo perché... Vabbè, chi se ne frega, basta, ci rinuncio. Allora... Cosa vuol dire sta roba? Che figata. Ah, mi fa vedere come se fosse a casa mia. Come se fosse casa mia qua. Fico. Ah, praticamente. Ah, si hanno tutte le case. Ah, ok. Qua cosa c'è? Che c'è qua? Niente. Ok, via. Ecco, ascensore, vai, scendi pure. Ti do una scossa. Ecco. Ah, posso, sono fuori. Ok, buonasera signora, ora la prendo questa qui, eh. Ok, ma scatti? Cerca di... Ah, perché tenevo il dito su... Ecco. Ecco lei. Andiamo, dai, allora, vi spiego ora... Vabbè, prima di andare a vedere altri posti, se andiamo a vederli, questo comunque lo speciale durerà un pochino, eh. Cerco di fare gli effetti un po' qua e un po' là, gli effetti speciali. Comunque, allora, ecco, mettiamoci in questa bella via. Allora, mettiamo... Vabbè, stiamo... In prima persona. Poi farò un video anche su Just Cause, come lo chiamate voi. Allora, ecco qua. Allora, voi vedete che ho tutte le armi. Questo è grazie a questa mod, che premendo F4
faccio venire, apparire, che si chiama Native Trainer. Allora, con questa mod, vedete, ho un casino di cose, ma non è come i trucchi, si hanno molte opzioni di più. Per esempio, se io apro player, cioè, posso cambiare la skin, teletrasportarmi. Guardate, teletrasportarmi, Michael's House. Andiamo in un'isola a caso, così robe a caso proprio. Mamma mia, che brutto posto che sono andato. Che bello saltare dei orca. Vabbè, allora, quindi, vabbè, oltre che saltare, quindi si può riparare il giocatore. Poi essere mai notati dalla polizia, invincibili, ignorati polizia, abilità meno rumoroso, nuoto veloce, corri veloce. Ok, poi come altre opzioni abbiamo le armi, possiamo avere tutte le armi, non caricarle, infatti se avete notato io non le ho mai caricate, sono sparato perché non mi ricordo. Sì, vabbè, tranne il taser, che quello lì bisogna caricarlo. Poi, vabbè, colpi infuocati. Colpi esplosivi, quello non lo so, e l'altro non l'ho fatto perché non si sa mai. Allora, perché metto sempre stop? Poi veicoli, ecco, questo è quello più figo secondo me, che uno può far apparire i veicoli come vuole, tutti, ci sono tutti i veicoli, ma tutti 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 proprio, anzi voglio proprio far creare tipo, ecco, facciamo un esempio con questo. Bravo, si è messo al contrario, naturalmente. Mi sembrava logico, volevo farlo decollare di là io. Ecco qui, entriamo dentro. Con la bomba in mano, naturalmente. Adesso metto terza persona perché non riesco a fare la manovra così, impossibile. Oh là là. Merda. È difficile, eh? Procedi. Bravo. Ecco, no, voglio solo falciare quello lì, per favore. Infatti. Ecco qua, fatto. Ah sì, poi una cosa, si può anche riparare il veicolo da così, premendo su fix. No, mamma mia, per 1 mm. Ok. Merda, io non ho quasi mai pilotato un aereo su GTA, sul computer. Ve lo dico solo per farvi capire il mio livello. Ve lo dico solo per farvi capire il mio livello. Orca di quella. Lo sapevo. Sapevo. No, voglio mettere in prima persona, che è più figo. Sali su, sali su, sali su, sali su. Ora. Ai, ho messo anche nuota veloce, quindi dovrebbe fare delle nuotate mostruose. Oh, te, oh, vieni qua, vieni qua. Ecco, mamma mia, che culo che ho avuto. Bravo, giù da questa bella barchetta. Mamma mia, che perfezione, che culo che ho avuto. Allora, se mi ricordo bene, vabbè, adesso lanciamo granate a caso, naturalmente, robe a caso. Allora, vabbè, bravo, sono andato a sbattere benissimo. Se mi ricordo bene, in GTA dovrebbe esserci come si chiama? Un sommergibile, uno di quei cosi che vanno sotto, si chiama sommergibile, se mi ricordo bene. Più o meno qua. Bella testata, proprio bella. Allora. Vai, arrampicati veloce. Questi veicoli qua non si possono guidare, vero? No. Forse non sono neanche veicoli. Buonasera signori. Che sparate? Io colpi esplosivi e voi? Chi è? Chi è che si osa spararmi? Bel volo, fa sempre bene. Dov'è? Dove sono? Vabbè dai, cambiamo armi, che quella comunque è un'arma un po' scarsa. Ah, forse quel robo là funziona. Non sono sicuro, eh. Quasi quasi faccio apparire una moto per andare un po' più veloce. Che è una moto normalissima. Ecco la Tours, tipo. No, qua non si può. Ok, usiamo questa per andare a vedere se quella barchetta lì che dicevo. Ciao zii. Allora. Qua il sommergibile non c'è. Qua non c'è.
Ah sì, poi un'altra cosa, poi se volete proprio scaricare GTA, poi me lo potete chiedere, io vi scrivo il link. Non faccio un video dedicato perché non lo ritengo opportuno, però comunque vi scriverò come si fa, comunque. Che tanto è facile, comunque non è difficilissimo. Diciamo che non è neanche facilissimo perché tutti dicono nei video è facile, ma non è facile, state tranquilli, scaricarlo. Perché è un gioco comunque che occupa 50 giga, quindi non è che poi sia tutta sta cagata, lo dico solo. Sì. È armato sto veicolo? No, naturalmente non è armato. Aspettate, va, io direi di salire un po' prima. Oh, vi dico, vi ripeto di nuovo che io non sono mai andato in elicottero. E siccome non voglio, non sono mai andato, vorrei andare a provare a sopravvivere passando sotto lì. Non sarà facile, guardate, sto già fumando, aspettate, ma che faccio fix, se no cadiamo giù. Ecco, no, no, cosa ho premuto? Oh, fix, perfetto, ora il mio veicolo dovrebbe... Oh, proviamo in prima persona, occhio, se riesco è proprio prima volta, ve lo dico. No, vabbè, in terza, se no non riuscirò mai, dai. Non sono mai andato con un elicottero, vi giuro, è la prima volta... Porca, cosa è successo? Niente, niente. Che cerco di andare in elicottero. Tanto tolgo quella roba lì che mi dà fastidio. Allora, ah già, per scendere qua. Occhio, è difficile. Senza toccare non succederà, però sono riuscito a sopravvivere. Ecco, ora direi di provare di nuovo. No, porca vacca. Perché premo sempre lì, porca di quella vacca. Facciamo fix un attimo, va. Fixiamo il veicolo. Orca. Ecco. Oh, sta tenendo. Ok. Perfetto, funziona benissimo. Sì. Infatti vedete adesso in prima, anche se vado in prima persona, dovrei riuscire a guidarlo sì bene. Ecco. Vedete, ora provo una cosa difficilissima, proviamo a scendere sotto il ponte. Cavolo, cavolo. Cavolo, cavolo, sono il migliore elicotterista del mondo proprio. Sto fra un po' vado in acqua. Ce l'ho fatta. Mettendo a giusto veicolo ogni 2 secondi, perché diciamo che non è la cosa più facile del mondo. Ora, siccome questa mod è comunque molto carina, andiamo ancora un attimo a vedere quel un si chiama, questa mod si chiama Interior, sì, Home Interior dovrebbe essere, perché vi fa vedere quindi tutte le case delle missioni dentro, ed è molto bello perché comunque occupa pochissimo. Io poi mi metto nella descrizione come scaricarla se me la chiedete, oppure lo metto ugualmente, è uguale. Aspettate, che adesso arriviamo un attimo. Eccoci, ora mi tuffo via via via, scendiamo tutti giù. Orca. Oh, in prima persona, bellissimo il volo giù dall'elicottero in prima persona. Aiuto. Cacchio. Ecco, dovrebbe essere più o meno in questa zona. Più o meno. Non posso neanche sparare questo qua perché sennò mi fa esplodere la macchina. È la prima volta che frego una macchina perché tanto le faccio sempre creare dal nulla io. Ecco lì. Ah, guardate, è appena caduto il mio elicottero. Il mio l'ho fregato però. Dai, mi do una mossa. Avrei potuto prendere un inferno se invece prendo sto catorcio. Ecco. Sta musica in spagnolo. Allora. Perfetto, mamma mia, come guido bene. Mostruosamente bene. Che cacchio, ma si è rotto una ruota sto cesso di veicolo. Basta, io per andare fino là mi rifiuto di stare in sto veicolo. Basta. E mi faccio portare un Infernus. Oh, un turismo. Massacro questa qua. Per fare 10 metri, però. Oh, forse è qui dietro anche. Vabbè. No, è dentro qua. Ah, c'è proprio un veicolo qua. C'è proprio. Guardate che bella macchina questa qui. Sì, carina quella macchina. Ok.
Ah sì, c'è proprio una casa qua. Vediamo. Bello. Però sei grosso sto veicolo. Stasera. Ok. Eccoci qua. Entriamo qua. Ecco, aspettate. Ecco. No, figa sta mod però, proprio bella. Ok. Allora, mi prendo la minigun, non sa mai. Cacchio. Cacchio. Ah, sono caduto nel nulla praticamente. Vabbè, tagli un attimo il video, se no. Rieccoci, ci provo, eh. Ci provo solo. Dovrebbe funzionare. Non so quella signora lì come ha fatto a non prendersi una mitra in testa, però vabbè. Entra in sta casa qui. Oh. Oh, ha caricato tutto. Che figata. Tutto qua però, un po' piccolino, eh. Però vediamo i particolari un attimo. Mi tolgo un attimo l'arma, che ecco. Ora poi sapete benissimo che fra poco distruggerò tutto. Ci sono delle penne, c'è una bella vista. Cavolo, però hai fatto bene sta mod, eh? Sì, riesco a entrare in giro per un casino di posti. Ora, vabbè, sapete già cosa devo fare naturalmente, perché naturalmente siamo nella casa di uno che non sapeva niente. Non mi fa distruggere niente. Niente, proprio niente. Che figata, guardate, mi piacerebbe anche a me un tappeto così, eh. Guardi te leone. Allora. E sì, non di nuovo caduto. Ma porca di quella vacca. Vabbè. Facciamo l'ultima cosa. Dai, vi faccio vedere l'ultima cosa che può fare. Buonasera. Io adesso shot un autobus. Ecco, mi è arrivato addosso, naturalmente. Allora. Poi, naturalmente, possiamo fare. Gravità. Scusate, permettetemi ancora uno shot. Ecco. Troppo figo. Vabbè, ancora il camion, ancora due camion. Figata. Va bene, allora possiamo fare gravità lunare. No, che figata. Guardate quella macchina che fine ha fatto. Si sì, prendo il nitro. Vai, fate un bel volo. Figata, guardate come è tutto molto lunare. Oh, mamma, che chio. Oh crap. Mamma, c'è un tizio lì appeso, sembrava. Che figata. Proviamo con la minigun e poi abbiamo finito, dai. Guardate queste macchine. Come stanno in alto, cioè dovrebbero cadere subito. Oh mamma, c'è un signore che sta volando. Che figata. Oh scusi signore, non si vola, eh. Non si vola, eh. Non vale. Allora, direi che lasciandovi con questo, comunque farò altri episodi, lasciandovi con questo bellissimo sfondo di distruzione di massa. Spero che questo video. Oh, signore dovrebbe cadere adesso. Ha fatto. Boh, vabbè. Con questo sfondo di distruzione vi lascio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete mi piace comunque. Questo comunque è uno speciale di Natale. Non c'entra niente con Natale. Non c'è nessun Babbo Natale che gira. State tranquilli. Spero che questo video vi sia piaciuto. Bye, Gatto Matotto. Ciao a tutti e al prossimo video.